Inizia questa seduta del Consiglio Comunale, la parola al segretario per l'appello e la verifica del numero legale. Buonasera a tutti, Mirko Terrelli, Mattia Sciti, Matteo Cartacci, Simona Cessari, Paolo Coppini, Marco Pasqualetti, Veronica Diciotti, Alessandro Guade, Mauro Ceccotti, Jessica Berti, presente. Agnese Scini, presente. Giovanni Baldini, Erika Pallatori, presente. Luca Fracassi, presente. Silvia Passerai, presente. Riccardo Salvetti, Marianna Bosco, presente. E presente anche l'assessore Chiara Cicerelli. Bene, passiamo all'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno. Il primo punto, comunicazioni del sindaco. Stasera, come anticipato anche nella seduta della commissione numero 1, una comunicazione diciamo di natura istituzionale. Sono pervenute a questa amministrazione le pronunce della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relative rispettivamente ai consuntivi degli estinti comuni di Cascina Terme e di Lari, con le quali sono state riformulate delle riserve sulla modalità di contabilizzazione relativa ai rendiconti 2013 delle entrate con vincolo di destinazione non specifico, ritenendo che il vincolo di cassa sia da estendersi anche alle entrate non oggetto di specifico vincolo derivante dalla legge. Vi leggo la relazione del responsabile del servizio finanziario, che provo prenderla comprensibile. La sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con due deliberazioni, la 285 e la 287 del 2015, ha rilevato in particolare la non corretta distinzione all'interno del genus delle entrate vincolate tra entrate con un vincolo generico, operante solo in termini di competenza, ed entrate a specifica destinazione, per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa. La Corte dei Conti ha evidenziato che per entrambe le tipologie di risorse, vincolate e a specifica destinazione, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica, si crea quel legame tra risorsa prevista e poi accettata e la spesa programmata e poi impegnata, che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio, ma anche un vincolo in termini di cassa. I magistrati contabili hanno emesso tali pronunce nei confronti della quasi totalità degli enti locali della Regione, evidenziando sostanzialmente le stesse criticità in merito alla gestione dei fondi vincolati. In particolare, i magistrati contabili, all'esame dei rendiconti 2013 di entrambi gli estinti comuni, ha osservato che non sarebbe stata effettuata in bilancio l'integrale contabilizzazione dei movimenti dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione di cui agli articoli 180 e 195 del TUE, e hanno ritenuto impropria la distinzione tra entrate con solo vincolo di competenza e quelle aventi anche vincolo di cassa. La problematica oggetto delle osservazioni della Corte dei Conti è stata oggetto di non uniformità di interpretazione applicativa che ha indotto l'amministrazione ad effettuare al riguardo adeguate valutazioni e approfondimenti in relazione anche agli orientamenti formatici sullo stesso argomento. È necessario ricordare che l'articolo 180 del TUE, rubricato risorse, stabilisce tra l'altro che l'ordinativo di incasso contiene almeno l'indicazione del debitore, l'ammontare della somma da riscuotere e la causale, gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da leggi, da trasferimenti o da prestiti. L'articolo 195 dello stesso TUE, rubricato utilizzo di entrate vincolate, prevede che gli enti possono disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate, di cui all'articolo 180,3 lettera del per il finanziamento di spese correnti. La questione in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni sopra evidenziate era stata oggetto di un chiarimento della sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con deliberazione numero 282 del 15 maggio 2012, con la quale era stato precisato che le entrate in conto capitale a destinazione vincolata costituiscono un'eccezione al principio dell'unità di bilancio, sottolineando che la natura di entrate a specifica destinazione, di cui all'articolo 195 del TUE, assume il carattere di specificità solo nel caso in cui leggi o regolamenti
a determinare il collegamento imprescindibile tra competenza e cassa. In tutti gli altri casi non si potrebbe parlare che di generica destinazione. Appare conforme a tale interpretazione anche il dettato dell'articolo 162 del TUE, secondo il quale la spesa corrente deve essere finanziata con entrate della medesima specie, ovvero in conto capitale o di entrata corrente, salvo eccezioni di legge, mentre la spesa in conto capitale può essere finanziata tanto con il surplus di parte corrente quanto con le entrate in conto capitale. In armonia a quanto previsto dal principio di unità di bilancio, ciò che pertanto rileva ai fini della destinazione delle risorse è la libera ed autonoma determinazione dell'ente, espressa attraverso gli ordinari strumenti di programmazione, mentre, in presenza di specifiche disposizioni di legge e regolamenti, si determina il vincolo di destinazione specifica, nonché la correlata corrispondenza tra competenza e cassa. In tutti gli altri casi, il vincolo sussiste solo in termini di competenza, ovvero all'interno dello stesso esercizio. È necessario comunque rilevare che le nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. L'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie il reintegro delle somme vincolate, di cui all'articolo 180 del TUE, infatti, dal 1 gennaio 2015 deve riguardare le entrate che, in base a leggi o in quanto trasferimenti o prestiti, siano riconducibili a quelle il cui utilizzo abbia un effettivo, uno specifico vincolo di spesa. Solo con le nuove regole contabili, pertanto, deve essere affermata una diversa gestione dei fondi vincolati e quindi della cassa. È vero, pertanto, soprattutto alla luce dell'armonizzazione dei sistemi contabili, disciplinata dal Decreto Legislativo 118 del 2011 e modificato dal Decreto Legislativo 126 del 2014, che hanno novellato la seconda parte, ordinamento finanziario e contabile del TUE, che il principio evocato dalla Corte è salutare e in linea con la sana gestione finanziaria, finalità perseguite dal legislatore proprio con tali nuove istituzioni legislative. A tal fine è opportuno ricordare che la Regione Toscana, con la legge regionale numero 68 del 22/11/2013, ha istituito il comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari dalla data del 1 gennaio 2014 e il nuovo ente già dall'inizio del 2015 ha improntato la propria attività gestionale ai principi dettati dalle nuove regole contabili. A seguito della sopra richiamate pronunce espresse dalla Corte relativamente agli rendiconti 2013 dei due estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, è stata effettuata la rideterminazione del fondo di cassa ordinario e del fondo di cassa vincolato alla data del 31/12/2013, per cui risultano gli importi sottoindicati. Estinto comune di Casciana Terme, fondo cassa al 31/12/2013 390.938,71, fondo cassa vincolato 535.068,32, utilizzo della cassa vincolata 144.129,61. Estinto comune di Lari, fondo cassa al 31/12/2013 1.728.559,76, fondo di cassa vincolata 2.684.949,41, utilizzo della cassa vincolata 956.389,65. Da quanto precede, consegue che alla data del 1 gennaio 2014 il nuovo ente presentava la seguente situazione. Fondo cassa all'1/1/2014 2.119.498,47, fondo cassa vincolato 3.220.017,73, utilizzo della cassa vincolata all'1/1/2014 1.100.519,26. Effettuate le ulteriori verifiche, la situazione contabile dell'ente alla data del 31 dicembre 2014 risulta la seguente. Fondo cassa al 31/12/2014 875.254,80. Fondo cassa vincolata 2.532.259,31. Utilizzo della cassa vincolata al 31/12/2014 1.657.04,51. Da quanto sopra esposto emerge ancora un sensibile utilizzo del fondo del cassa vincolata al 31/12/2014, imputabile alle difficoltà insite nel processo di fusione e alla gestione di alcuni tributi rilevanti, quali natali, la cui riscossione è avvenuta nel primo quadrimestre del 2015. Grazie allo sforzo profuso dall'ente in questo senso, nel 2015 la situazione che si prospetta alla data odierna
è notevolmente migliorata e nello specifico risulta la seguente: fondo cassa 24.9 2015 475.913,32, fondo di cassa vincolato 739.372,23, utilizzo della cassa vincolata al 24.9.2015 281.458,91. In sintesi, poi comunque questi materiali trovate a disposizione nell'area consigliere, ovviamente il responsabile del servizio affari generali e il segretario comunale sono a vostra disposizione. In sintesi, la Corte dei Conti si è pronunciata circa l'interpretazione, diciamo così, della vincolatività o meno relativa alla cassa, ovvero entrambi gli enti si sono, e anche gli altri 200 comuni su 270 della Regione Toscana si sono comportati da prassi antecedente alla riforma contabile che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio 2015, ovvero distinguendo tra un vincolo di cassa determinato dalla legge o dai regolamenti e quindi essenzialmente gli oneri di urbanizzazione e invece un vincolo di cassa generico o soltanto di competenza, tipo la tassa rifiuti, che per competenza destinata alla copertura del ciclo integrale dei rifiuti, ma non si considerava esistente un vincolo a specifica destinazione, quindi che quell'entrata, o meglio la spesa, fosse subordinata all'effettivo realizzarsi dell'entrata. Questo, diciamo, secondo la prassi e così come anche certificato dalla pronuncia della Corte dei Conti Lombardia, che ho citato prima, che di fatto ritiene, o per meglio dire riteneva fino all'entrata in vigore della riforma del 2015, che in forza del principio di unità del bilancio non si potesse che considerare un'eccezione la cassa vincolata a una determinata spesa. In sostanza, ovviamente l'ente si adegua a prescindere da quello che ha statuito la Corte Toscana, anche se il vincolo normativo di questo tipo di contabilità entra in vigore esclusivamente, diciamo, dal 1 gennaio 2015. Questa è anche la motivazione per la quale la tassa rifiuti del 2015, solo per portare un esempio, è stata prevista integralmente a incasso nell'anno 2015 anziché con metterla in parte sull'esercizio successivo, proprio in funzione di questa pronuncia, di questo orientamento della Corte Toscana, che di fatto prevede che la spesa che ha un'entrata a se stessa vincolata, sia essa generica o specifica, può essere effettivamente sostenuta e quindi si può verificare il flusso di cassa soltanto dopo che l'entrata si è verificata, anziché nei termini dell'esclusiva competenza, come era, diciamo, con la contabilità previgente. Comunque ripeto che rispetto a questo, se i consiglieri ritengono di avere necessità di una maggiore delucidazione e spiegazioni, sia il segretario comunale che il responsabile del servizio affari generali sono a vostra disposizione. Questa relazione, che sarà inviata con presa visione del revisore dei conti, sarà messa a disposizione sul portale dell'area consiglieri, quindi nell'area delle comunicazioni. Non ci sono altre comunicazioni, quindi procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute del 9-6-2015 e del 24-7-2015. I verbali ovviamente sono stati pubblicati e depositati presso la segreteria. Chiedo quindi se ci sono eccezioni o questioni da segnalare su questo punto, altrimenti lo mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione questo secondo punto all'ordine del giorno: approvazione verbale delle sedute del 9-6-2015 e del 24-7-2015. Favorevoli? Unanimità. Contrari e astenuti? Nessuno. Il consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno:
Piano di recupero denominato PDR Donati, Utoe 2B3A, zona A, comparto numero 1, posto in località Cevoli, approvazione. Allora, questa delibera di fatto è identica, se non per l'oggetto, a quella che è stata portata, se non sbaglio, nell'ultimo consiglio comunale, che aveva appunto per oggetto l'adozione di questo stesso piano. Il piano, lo ricordo per sommi capi, prevede lo spostamento dei volumi con il sistema della perequazione urbanistica dal centro abitato, diciamo, di Cevoli, della vecchia fabbrica Donati, da cui il PDR prende il nome, lo suo spostamento fuori dal centro abitato per realizzare nuovi edifici legati in modo particolare ai servizi essenzialmente artistico ricettivo. La parte della demolizione, che chiaramente era svincolata dall'approvazione di questo piano, è con grande piacere, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, è già ormai praticamente completata. E devo dire con un risultato per quanto riguarda il decoro della frazione di Cevoli veramente notevole, che chiunque ci passa lo può accertarsene. L'approvazione definitiva di questo piano e l'effettivo avvio di questo intervento saranno fra l'altro ulteriormente positive per la frazione di Cevoli, perché, come già detto nell'ultimo consiglio comunale, insomma nel consiglio comunale oggetto del medesimo piano di recupero, gli oneri pagati, diciamo, da coloro che andranno a costruire verranno utilizzati per la riqualificazione del cosiddetto quartiere Venezia di Cevoli, che attende ormai appunto da anni una sua riqualificazione. Il piano, così come era stato adottato dal Consiglio Comunale, è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana, non sono pervenute osservazioni e quindi viene posto all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione definitiva. Dibattito è aperto, se ci sono interventi sul punto. Fracassi, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo la storia di questo. La storia di questo piano di recupero l'ha ricordata il sindaco. Io vorrei soltanto ricordare che diciamo nella seduta di consiglio comunale dove veniva portata la delibera d'adozione, anche il nostro gruppo si era espresso favorevolmente, insomma, al tipo di intervento, anche per diciamo, a parte la demolizione, quindi la perequazione urbanistica che spostava dei volumi in un altro luogo previsto dal regolamento urbanistico, anche per il fatto che si era deciso di monetizzare gli standard e fare un intervento migliorativo nel centro storico di Cevoli. Io ho ascoltato, cioè non avremmo avuto difficoltà a replicare il nostro voto favorevole dopo l'adozione a questa approvazione, se non che ci sono sorti dei dubbi che io rimetto al Consiglio Comunale anche dopo aver sentito le parole del sindaco. I dubbi riguardano appunto la demolizione dei volumi che, come ha dichiarato prima il sindaco, è già avvenuta, perché ci ha detto ora che era svincolata dal piano di recupero. Io sinceramente questa cosa non l'ho riscontrata negli atti che abbiamo votato, probabilmente è una mancanza mia, però chiederei sia al sindaco sia alla segretaria comunale di rassicurare anche il nostro gruppo sull'effettiva correttezza della procedura e sul fatto che non ci siano state irregolarità per la venuta demolizione prima dell'approvazione del piano di recupero, perché io invece avevo capito che il piano di recupero, come tutti i piani, viene prima adottato, poi approvato. Questo piano prevedeva degli interventi su quattro unità minime
che erano la villa da ristrutturare, la parte commerciale da ristrutturare, la demolizione e la nuova edificazione in altre aree. Nei punti, come detto nell'ordine, A, B, C e D. La C è la demolizione, che poteva avvenire con la presentazione di una semplice scia, mentre gli altri due punti potevano avvenire con la presentazione di un permesso a costruire. E tutte queste operazioni, io credevo e penso, insomma, a meno che non mi dimostrate il contrario perché non l'ho letto da nessuna parte, fossero vincolate non solo all'approvazione, ma anche alla firma della convenzione con il presentatore del piano di recupero, a cui poi tutti questi interventi, compresi la demolizione, erano vincolati. Quindi a me fa piacere se invece questo punto era svincolato da tutto questo procedimento, ci saranno in questa serie delle spiegazioni efficaci ed orienti, che per noi non avremmo difficoltà a replicare il voto favorevole. Secondo me un chiarimento è anche necessario, poiché dal punto di vista anche proprio procedurale, cioè se è corretta l'attuazione di questa demolizione prima dell'approvazione del piano di recupero, proprio perché anche per tutelare, diciamo così, l'ufficio tecnico, i tecnici del comune, vorrei che fosse allontanato il dubbio che si potrebbe insinuare in tecnici e cittadini che le procedure di le modalità di intervento sul territorio e soprattutto il controllo della correttezza delle procedure stesse fosse in qualche modo utilizzato un qualche intento, ecco, magari con qualcuno sì, con qualcuno no. Invece io sono convinto che così non è, però chiedo anche oltre al sindaco, alla segretaria comunale, che ci rassicuri su quello che è avvenuto per poter votare in maniera favorevole a questo punto. Anche perché, chiudo, la demolizione è avvenuta e quella magari era anche un'area, diciamo così, particolare. Al momento in cui viene approvato il piano e viene firmata la convenzione, come fa l'amministrazione a attuare le modalità di controllo anche sulla correttezza della demolizione stessa in quell'area, che era un'area particolare perché c'erano, insomma, ci sono anche problematiche legate alla bonifica del sito, c'era una fabbrica, quindi serbatoi, vernici, possibilità di Ethernet. Questa procedura di controllo è già stata fatta nelle more dell'approvazione. Vorrei avere delle assicurazioni in tal senso, grazie. Infatti, l'accusa nemmeno troppo velata di far favoritismi verso qualcuno che, diciamo, lascia cadere per carità della patria. Invece, relativamente all'aspetto serio dell'intervento, la demolizione chiaramente, ma non solo della fabbrica Donati, di qualsiasi tipo di manufatto, è nella disponibilità del proprietario, che la segnala tramite SCIA, cosa che è stata regolarmente effettuata. Come peraltro i controlli di tipo ambientale, che non effettua, fra le altre cose, l'ufficio edilizia urbanistica, ma l'ufficio ambiente del comune, insieme con l'ASL, tra l'altro, perché poi lo smaltimento dei rifiuti, il referto dei rifiuti pericolosi, se ce ne sono, eccetera, è di competenza dell'ASL e non dell'amministrazione comunale. Quello per cui è necessario il piano di recupero non è la demolizione, ma lo spostamento dei volumi, cioè la possibilità di individuare dei volumi che c'erano al momento dell'adozione del piano e potergli dare una destinazione fuori da quello stesso lotto, legando tra l'altro i due punti, l'atterraggio dei volumi e quello di recupero. Devo dire che io fossi stato in privato avrei aspettato l'approvazione, ma non perché fosse illegittima la demolizione dei manufatti, tutt'altro, ma perché appunto, essendo lo spostamento dei volumi legato all'approvazione del piano di recupero, si è un po' fidato, nel senso che se l'amministrazione comunale, il consiglio, avesse deciso di respingere l'approvazione del piano di recupero,
fermo restando che ci sono orientamenti giurisprudenziali ormai assolutamente consolidati in cui si sostiene che l'approvazione di un piano o una variante ormai adottata senza osservazioni sia solo un atto dovuto e non più discrezionale del Consiglio, ma dicevo appunto siamo un po' fidato perché se il Consiglio decide stasera di non approvare, il privato in questione ha demolito e i volumi ha persi e quindi ha demolito grazie, ha fatto sicuramente un buon servizio alla comunità di Cevoli e poi però perde la possibilità di ricollocare quei volumi. Poi, insomma, credo anche siamo tutti persone serie e che se si è votato in un modo la sua adozione si faccia lo stesso all'approvazione. Poi insomma questo sta alla volontà di ogni singolo consigliere. Comunque questo diciamo per quanto riguarda le questioni delle regolarità della demolizione dei volumi. Però vi lascio comunque la parola al segretario se può precisare sulla questione. No, ribadisco quanto ha appena affermato il sindaco sulla correttezza della procedura che è stata seguita. Comunque invito i consiglieri a venire eventualmente in ufficio se hanno ulteriori perplessità e approfondiamo esattamente insieme come sono esattamente andate le cose e tutta la procedura che è stata seguita dall'ufficio. Grazie, ci sono ulteriori interventi. Bosco, se era già presentato, chiedo scusa. Buonasera, nel Consiglio Comunale del 15 maggio ho avuto come oggetto questo punto, il nostro gruppo ha contribuito a esprimere un parere contrario e anche in questo Consiglio continuiamo a esprimere un parere contrario perché pensiamo che comunque noi plaudiamo al fatto che sia stato abbattuto questo ecomostro, però pensiamo che la contropartita non può essere la cementificazione delle colline e nel Consiglio Comunale del 15 maggio fu detto appunto che bisogna essere passati per l'amministrazione per capire che comunque bisogna scendere anche a compromessi con i privati, però pensiamo che comunque questo compromesso debba riguardare soprattutto in questo contesto il riutilizzo e la riqualificazione dei beni immobiliari di proprietà comunale che sono in stato di abbandono e non la ricostruzione che può andare anche contro la riqualificazione di un territorio. E concludo questa osservazione chiedendo se ad oggi l'ufficio tecnico ha scelto quello che verrà costruito sulle colline sia abitazioni oppure una struttura ricettiva, perché all'epoca non era un progetto, volevo capire se ad oggi ci sono degli aggiornamenti. Grazie. Ci sono altri interventi? C'è Cozzi? Beh, sulle procedure credo che sia il sindaco che il segretario abbiano chiarito ciò che è stato richiesto. Io volevo semplicemente ribadire l'importanza di questo progetto, credo che sia sotto l'occhio di tutti, specialmente adesso che la demolizione è stata fatta, perché chi conosce un minimo il paese di Cevoli e non ci passava da un po' di tempo e si trova a passarci ora, trova un mondo completamente diverso. Certo, si vede ancora il risultato della demolizione, per gli smossi, un po' di macelli in giro, insomma, però si rivede la villa, si rivede un paesaggio che era scomparso ormai da molte decine d'anni ed era stato, diciamo così, deturpato dalla costruzione di questi immobili anche, insomma, senza un criterio minimo di continuità o di causa. Però io non riesco ancora a capire perché si parli di compromesso, perché si parli di cementificazione. Questo non è un compromesso, è l'utilizzo di uno strumento che la legge ci permette. Non è una cementificazione perché sì, laddove c'era il cemento, e fosse stato cemento forse era anche meglio, laddove c'era baracche, permettetemi il termine, o poco più,
già un terreno, ci diventerà sicuramente un parco, un giardino per la villa, e da un'altra parte si andrà a ricostruire quello che era lì, in un luogo più consono e più, diciamo, anche che rende anche, diciamo, più vivibile la cittadinanza di Diceppe. Io non riesco a capire dove, per questi continui su questo piano. Comunque, io invito tutti i consiglieri a votare probabilmente anche anche questa sera, perché credo che sia un servizio importante non tanto per questo privato ma per tutto il territorio. Sì, grazie, ci sono ulteriori interventi. Prima allora però delle dichiarazioni di voto, perché c'erano state alcune richieste, sulle considerazioni relativamente ai compromessi eccetera, si è già un po' espresso Cecotti, io le condivido. Sul resto non ci sono novità particolari in questo momento, nel senso che non abbiamo informazioni sulla necessità di partire a breve con i nuovi volumi. Anche perché, ripeto, quello che ho provato un po' a dire anche all'inizio e anche durante l'altro consiglio comunale, l'esigenza principe dell'amministrazione era che venissero tolti comunque con i volumi. Già questo è un contributo importante. Il resto, cioè l'attuazione del piano vera e propria, sarà conforme chiaramente anche alle possibilità, alle capacità del privato. Per noi è importante, come dicevo, per finanziare comunque la riqualificazione del centro storico di Cevoli, però ecco, l'emergenza vera, che è la demolizione, devo dire è stata raggiunta come obiettivo. A questo punto, se ci sono dichiarazioni di voto, vi lascio la parola. Fracassi, prego. Sì, allora, diciamo che io ho fatto delle domande precise tra le quali dove stava scritto che la demolizione era svincolata al piano di recupero. Nelle risposte sia del sindaco sia della segretaria, questa è l'assicurazione o questo dubbio non è stato chiarito. Quindi, proprio perché siamo persone serie, condividiamo nel merito l'intervento, quindi non ci sono i presupposti per votare contrario al tipo di intervento, perché è giusto che l'intervento vada avanti. Permangono i dubbi sulla correttezza della procedura, per cui non possiamo votare favorevolmente a un intervento che può darsi che sia corretto sotto tutti i punti di vista, per cui noi, il nostro gruppo, si astiene e ci riserviamo di, cogliendo l'invito della segretaria, ad andare in ufficio e verificare fino in fondo se l'intervento, se la procedura seguita fino ad ora è una procedura corretta oppure no. Grazie. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto degli altri capigruppo? Bene, allora mettiamo in votazione questo punto, il terzo punto all'ordine del giorno, piano di recupero denominato PDR Donati, UTOE 2B3A, zona A, comparto numero 1, posto in località Cevoli, approvazione, favorevoli. 11, contrari, 1, astenuti, 3. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, variante parziale semplificata al regolamento urbanistico dell'estinto comune di Lari per modifica della normativa delle zone F2, aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo, approvazione. Sì. Quindi va rettificata la votazione di prima, sono 10 favorevoli, un contrario Bosco e 3 astenuti, Ballatori, Fracassi e Passerai. Dicevo, tornando a quel punto 4 all'ordine del giorno, vale la stessa considerazione riferita al punto numero 3, ovvero che
in questo caso si tratta dell'approvazione definitiva di una variante, in questo caso del regolamento urbanistico del distinto comune di Lari, già adottata, variante che si era resa necessaria e opportuna per consentire lo svolgimento all'interno delle aree in questione, in questo caso le aree F2, di poter svolgere all'interno di queste aree, dicevo, l'attività agricola, imprenditoria agricola. All'epoca, diciamo, quando è stata adottata, l'amministrazione ha fatto presente la necessità di dare modo, perché appunto era stata sollecitata in questo senso, ai privati di poter investire anche nell'ambito dell'attività agricola all'interno delle aree, in questo caso F2. Da un lato, stante anche il fatto dell'attuale situazione economica e dell'edilizia, che peraltro aveva visto e ha visto una generalizzata non attuazione di questo tipo di zone omogenee. Nuovo dibattito aperto. Ci sono interventi su questo punto? Bosco, prego. Sì, si è discusso di questa variante qualche mese fa, nel mese di gennaio, il nostro gruppo ha ottenuti per la questione della tempistica, di come era avvenuto. Volevo sapere se nel frattempo, da gennaio a oggi, ci sono stati altri imprenditori che hanno avanzato richieste, soprattutto se l'uso agricolo si intende anche per l'agricoltura biologica e sostenibile. Volevo capire un po' gli sviluppi da gennaio a oggi. Grazie. Allora sì, rispondo brevemente a questa richiesta, senza, diciamo, volontà di chiudere il dibattito. Chiaramente questa modifica non è vigente, non sarà vigente fino a che non sarà pubblicata per 30 giorni a seguito dell'approvazione. Almeno al sottoscritto non sono arrivate altre richieste particolari in questo senso, invece per il tipo di attività faccio presente che è possibile svolgere tutta il tipo di attività agricola, compresa l'attività di allevamento, che rientra all'interno della definizione appunto dell'attività agricola della legge regionale sul governo del territorio, quindi comprende tutto, quindi compresa l'attività di agricoltura biologica, di agricoltura sociale e quant'altro, diciamo, rientrante in questo senso. Per di più, essendo queste comunque aree F, quindi aree, diciamo così, dette a servizi, sarebbe comunque possibile utilizzarle anche per tutti gli altri aree e gli altri attività rientranti in quelle di attività di interesse pubblico o lato senso collettivo, quindi non solo quella agricola che sarà concessa, diciamo, a seguito dell'approvazione di questa variante, ma anche tutte le altre aree, tutti gli altri interventi, diciamo, di natura a interesse collettivo. Ci sono ulteriori interventi su questo punto? Allora mettiamo in votazione questo quarto punto all'ordine del giorno. Variante parziale semplificata al regolamento urbanistico dell'estinto comune di Lari per modifica normativa zona F2, aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo, approvazione, favorevoli 10, contrari, nessuno, astenuti 4, il consiglio approva. Punto numero 5, regolamento per l'unificazione delle procedure per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche edilizie, approvazione. Questo punto è stato oggetto dell'ultima seduta della commissione consiliare numero 1. Come si può vedere sia dal testo dell'articolato del regolamento, sia per quanto è stato presentato nella commissione, questo regolamento ha come oggetto l'unificazione di tutte quelle procedure legate all'ufficio dell'urbanistica e dell'edilizia del comune che a causa proprio della previsione della legge regionale di istituzione dei comuni che prevedeva e che tuttora prevede
ed è stato poi ripreso anche dal nostro statuto, che per quanto riguarda la materia della pianificazione edilizia, urbanistica e delle regolamentazioni che hanno afferenza particolare al territorio, mantengono il loro vigore le normative e i piani vigenti nei due istinti comuni. Quindi si rende necessario per la funzionalità dell'ufficio, ma direi ancora prima per una migliore fruizione da parte dei cittadini e degli utenti in generale di questo ufficio, di unificare in un'unica procedura la presentazione delle pratiche edilizie, che riguarda la possibilità e l'obbligatorietà, diciamo, dal 1 novembre 2015 della presentazione anche in formato elettronico di tutte le pratiche edilizie, della unificazione della modulistica, che questa però, diciamo, essendo di competenza della struttura tecnica, già è stata realizzata, quindi dicevo della unificazione della modulistica e della determinazione circa le commissioni del paesaggio e la commissione edilizia. Il comune aveva ovviamente due commissioni edilizie, essendo appunto originato dalla fusione dei due comuni. Con questo regolamento si prevede la unificazione in un'unica commissione edilizia e una commissione edilizia con componenti quasi esclusivamente interni, con l'eccezione ovviamente del geologo, perché, come più volte ribadito, è una figura professionale non presente all'interno della funzione organica del comune. Le commissioni edilizie attualmente in carica verranno, diciamo, con l'entrata in vigore di questo regolamento, sciolte e unificate, come dicevo, in questa unica commissione. Si è previsto peraltro uno snellimento anche nelle pratiche da sottoporre a questa commissione, diciamo obbligatoriamente, poi ci sarà sempre la possibilità per l'ufficio di consultarsi in commissione, di fatto circoscrivendo il passaggio all'interno della commissione edilizia per quelle pratiche più invasive, più importanti per quanto riguarda il territorio comunale, come, per fare un esempio, i piani di lottizzazione oppure i permessi a costruire, che quindi impattano direttamente sul territorio. Per quanto riguarda la commissione del paesaggio, non ci risulta una sua costituzione all'interno del comune di Cassana Terme, quindi è stata colta l'occasione di questo regolamento per estendere la competenza della commissione del paesaggio dell'estinto comune di Lago, che peraltro era già stata adeguata alla nuova normativa in materia di autorità competente per la valutazione ambientale strategica, quindi per estendere la sua competenza a tutto il territorio comunale. Questo regolamento, una volta entrato in vigore, abroga le disposizioni dei regolamenti edilizi che di fatto prevedevano appunto normative diverse, ed è un regolamento, come si capisce bene da quello che ho detto fino ad ora, ponte, chiamiamolo così, che dovrà disciplinare questa materia nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio, che però chiaramente, come capite, non può prescindere da essere, diciamo, preceduto dall'approvazione della pianificazione urbanistica, perché molto spesso le norme contenute nei regolamenti urbanistici, ed è in modo particolare il caso del regolamento urbanistico di Cassana Terme, contengono norme anche di natura edilizia che troverebbero, diciamo, migliore applicazione all'interno del regolamento edilizio, ma per la maggior forza passiva del regolamento urbanistico rispetto al regolamento edilizio non è possibile, diciamo, procedere alla sua modifica per tramite di un'approvazione di un regolamento edilizio. Dibattito è aperto. Ci sono interventi su questo punto, altrimenti lo mettiamo direttamente. Prego, relatori. Allora, dunque, leggendo il regolamento, mi emergono delle perplessità che, diciamo, condizionano un po' il voto del nostro gruppo. Intanto, per quanto riguarda le commissioni edilizie, la commissione di sollevamento interni, se da un lato aumenta sicuramente
nell'ambito dell'approvazione dei vari provvedimenti che deve prendere la Commissione, se da un lato aumenta sicuramente la conoscenza del territorio che è composto da membri appunto interni, dall'altro ha lo svantaggio secondo noi di non disporre di un'esperienza e una professionalità esterne che hanno comunque sempre arricchito, comunque che possono sempre arricchire il percorso che porta poi all'approvazione dei provvedimenti da emettere. Quindi diciamo su questo aspetto il nostro gruppo auspica che ci sia un utilizzo anche di quella possibilità che è data dall'articolo 5 quarto comma di rivolgersi, di integrare diciamo la commissione anche con senza diritto di voto, come c'è qua, di esperti in diretta dal sindaco su richiesta della commissione edilizia, poiché tutte le diciamo le peculiarità della materia non è detto che appartengano agli stessi componenti della commissione. Siamo perplessi e non capiamo il motivo, e questo forse il sindaco ce lo può precisare, sul perché i membri della commissione edilizia durano in carica 3 anni e poi della commissione paesaggistica invece durano in carica 5 anni. Ma a parte questa ragione, che non so, probabilmente è una ragione tecnica, la nostra diciamo perplessità che porta il nostro gruppo a diciamo in qualche modo a chiedere una modifica a questo regolamento è quella che riguarda proprio le modalità di presentazione delle domande, perché all'articolo 2 si prevede che la presentazione telematica sia preceduta obbligatoriamente, a meno che non comprenda male io il testo, dalla presentazione cartacea. Mi pare che sia un voler non semplificare, ma diciamo aggravare i cittadini o i tecnici che si trovano a dover fare questo tipo di attività. Quindi mi chiedo qual è la necessità di prevedere la preventiva presentazione delle domande delle istanze in formato cartaceo. Questo è un aspetto per noi abbastanza importante, perché nell'ottica della semplificazione il dover comunque presentare la domanda cartacea e poi dover comunque presentare la domanda in via telematica ci pare un pochino insensato. E per quanto riguarda poi un aspetto che so, perché ho letto comunque il verbale della commissione, è stato menzionato in commissione che probabilmente per mia mancanza non ritrovo nel regolamento, riguarda le pratiche presentate da cittadine che non abbiano necessità di un tecnico che le presenti. Siccome non se ne fa menzione, mi chiedevo che procedura potevano o dovevano adottare questo tipo di istanze, però ripeto, probabilmente non ho compreso bene io il testo. Comunque ecco, il nostro gruppo, in particolar modo con riferimento alla necessaria presentazione della domanda in formato cartaceo prima della domanda in formato telematico, chiede appunto che venga emendato il testo con l'abolizione della obbligatorietà della presentazione appunto della domanda cartacea prima di quella telematica. Diciamo che la presente commissione avrebbe saputo la risposta a questa domanda, nel senso che è stato oggetto proprio della commissione, in cui è stato appunto spiegato dal responsabile del servizio che già oggi, diciamo, per quanto riguarda l'estinto comune di Lari, il territorio dell'estinto comune di Lari, c'è questo tipo di presentazione che fu adottata quando venne inserito l'obbligo di presentazione anche online delle pratiche edilizie, proprio per dare modo ai tecnici di abituarsi e prendere familiarità con questo strumento in vista della totale, diciamo, eliminazione della carta, per cui adesso saremo anche pronti dal punto di vista tecnico-informatico per poter fare in modo che la pratica venga presentata esclusivamente online, quindi con firma digitale e protocollazione automatica da parte del sistema. Si è preferito mantenere questa fase ponte del doppio binario per venire incontro alle esigenze dei tecnici che fanno riferimento in maniera preponderante al territorio dell'estinto comune di Casciana Terme, su cui invece non era in vigore questo tipo di sistema, onde evitare
di farli trovare da un mese a un altro a un obbligo di presentazione di una pratica esclusivamente online, considerando il fatto che, seppure è vero che tutti i professionisti avrebbero dovuto munirsi, diciamo, nel tempo sia di indirizzo PEC sia di firma digitale, purtroppo ancora oggi qualche tecnico questo non l'ha fatto. Allora, per cercare di venire incontro alle esigenze dei fruitori dell'ufficio è stato pensato di mantenere questo doppio binario, chiaramente per il periodo transitorio, io direi non oltre, diciamo, 6 mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, in modo di poter poi arrivare alla obbligatorietà della presentazione esclusivamente online. Fatto salvo, e così mi riallaccio alla seconda questione, fatto salvo per quanto riguarda la libera attività edilizia, che non è oggetto, diciamo, della presentazione per tramite di questo regolamento, quindi per tramite delle pratiche online, che essendo, diciamo, possibile, anche se devo dire abbastanza raro, insomma, essendo possibile la presentazione per conferma esclusiva sostanzialmente del proprietario, quindi senza necessità di intermediazione del tecnico, e proprio per andare incontro alle esigenze del cittadino, che in quel caso può essere considerato un senza debole, anche se comunque credo una persona che arriva a presentarsi la pratica da sola, ancorché semplice come la libera attività edilizia, è comunque una persona abbastanza formata ed edotta sulla questione, ecco, però comunque si è voluto in quel caso lì lasciare la possibilità di presentarlo in formato cartaceo, non prevedendolo all'interno di questo tipo di regolamento, così come non era ricompresa nella formulazione della norma del regolamento edilizio dell'estinto comune di Lari, da cui sostanzialmente questa formulazione è mutuata. Altri interventi? Bosco, prego. Vorrei fare una valutazione sia su questo punto che su quello successivo, volevo capire se era necessario arrivare ad oggi per approvare questo regolamento, cioè vorrei parlare un pochino del metodo, più che del metodo, che comunque è abbastanza regolamento non è accettabile, e visto che comunque degli obiettivi della fusione dell'uniformità delle procedure e con i diritti di segreteria approvati, ora diciamo che gli abitanti sono visti, no? Di segreteria diversi a seconda dei territori, due ex comuni. Mi chiedo se era possibile, quindi, approvarlo prima o per la questione dell'online, anche dei vari cambiamenti della legge, come dire, se siamo arrivati un po' in ritardo, se comunque si poteva, come dire, i tempi erano questi, perché comunque abbiamo aspettato che si poteva essere fatto un po' prima, proprio perché rispettare anche gli obiettivi della fusione. Grazie. Sì, beh, chiaramente tutto può essere fatto prima, no? Poi chiaramente l'amministrazione deve darci alcune priorità di lavoro, e in questo anno e mezzo sostanzialmente dal proprio insediamento si è dovuta trovare ad approvare tutti i regolamenti tributari che dovevano essere unificati, due bilanci, un rendiconto consuntivo, lo statuto comunale, che sapete bene il tempo che ha portato via, quindi, come dire, lavoriamo passo passo per l'omogeneizzazione. Sono stati omogeneizzati interamente i servizi educativi. Nelle prossime settimane si procederà a bandire la gara per lo spazzamento unico del comune, quindi tutta una serie di cose che l'amministrazione ha fatto per arrivare nel medio tempo, diciamo, a unificare tutta la gestione in quello che è un unico comune. Chiaramente si cerca di andare per step, cercando di fare le cose più urgenti. I servizi alla persona, secondo noi, erano più urgenti che la presentazione delle pratiche, però, come vedete, insomma, siamo qui a presentare anche l'unificazione dei diritti e delle procedure per le pratiche edilizie. Peraltro, dato che siamo in argomento, già abbiamo cominciato a avere incontri con la Regione Toscana per quanto riguarda la pianificazione urbanistica del comune, quindi
anche su quello, chiaramente quello è un processo molto più complesso che dovrà necessariamente tenere conto di una fase importante di partecipazione della cittadinanza e di discussione con la cittadinanza, però anche su quello, che quindi richiederà un tempo non brevissimo, stiamo lavorando, così come su molte altre questioni. Insomma, già aver approvato il bilancio, ho parlato del primo bilancio, ha significato unificare la gestione, perché ha significato unificare i centri di responsabilità, quindi i responsabili dei servizi individuati, che hanno potuto cominciare a prendere cognizione effettivamente di tutte le risorse a loro destinate e poter lavorare di conseguenza. La fusione, come detto più di una volta, è un processo in fieri, è un processo che necessariamente avrà necessità di tutti gli anni del mandato dell'amministrazione per poter essere portato a compimento, diciamo, per quanto riguarda le procedure. Poi, secondo me, peraltro, sulle valutazioni finali ci sarà necessità di ancora più tempo, ma questo per rispondere, diciamo, alle questioni fatte sul regolamento. Ci sono ulteriori interventi sul ovviamente sul regolamento. Fracassi, prego. Allora, intanto preliminarmente parlare di questa delibera come quelle successive o delle prossime, vorrei dire qualcosa sulla partecipazione alle commissioni. Lo dico soltanto perché, come dire, ci viene additata come una colpa, no? Quello di prima è stato risposto dal Consiglio dei Parlatori, se fosse stato presente in commissione avrebbe sentito la risposta. A parte il caso specifico di questa commissione a cui ha partecipato il consigliere Riccardo Salvetti, che per motivi di salute e giustificandosi preventivamente non è potuto venire stasera al Consiglio Comunale, e quindi esprimere una posizione magari più corretta e informata, perché lui era presente anche alla discussione. Comunque ci siamo sentiti, abbiamo letto i verbali, leggiamo le delibere e decidiamo se partecipare o meno alle commissioni secondo quelle che sono anche le nostre possibilità personali, di lavoro e di impegni vari. Lo dico soltanto perché ci viene, come dire, additato come una colpa, perché noi non recriminiamo mai sul fatto che non veniamo interpellati per fissare la data e l'ora, devo dire non sempre, ma per questa commissione e per le altre, non veniamo interpellati per concordare una data e un orario possibile. Voi convocate le commissioni quando volete, noi se possiamo veniamo, se no magari viene qualcuno di noi, altri no. Convocate i consigli comunali quando volete, prima di cena, dopo cena, e noi ci arriviamo. Se non possiamo venire, leggiamo gli atti che ci inviate, quindi leggiamo le delibere, leggiamo i verbali. Se invece pensate che la presenza delle minoranze alle commissioni possa facilitare il dibattito successivo in Consiglio Comunale, vi pregherei di sollecitare il Presidente delle commissioni a concordare l'orario con i componenti anche delle minoranze, tanto siamo pochi e come dire, in altre occasioni non c'è stata difficoltà a mettersi d'accordo su una possibile data che andasse bene a tutti. Detto questo, anche nella sede del Consiglio Comunale è possibile per i consiglieri tutti, e soprattutto quelli di minoranza che non hanno partecipato al processo decisionale che è a monte delle delibere che ci presentate, fare delle osservazioni, fare degli emendamenti e fare anche delle proposte migliorative, perché a volte invece si accusa i consigli di minoranza di non fare le proposte, poi quando non vengono fatte non sono fatte nelle sedi opportune. L'intervento però deve essere sul punto, quindi l'intervento è sul punto, ci arrivo se mi dà la possibilità anche di finire l'intervento. Anche su questo vorrei dire qualcosa, diciamo così, una certa elasticità nel lasciare la parola ai consiglieri di opposizione, al Presidente del Consiglio Comunale, che ha un ruolo diverso dal Sindaco, io la richiederei, non dico che la pretendo, ma insomma anche sentirsi tutte le volte interrompere quando uno fa un intervento non è una cosa, secondo me, che aiuta il dibattito tra i gruppi consigliari. Quindi inviterei il Presidente del Consiglio Comunale a scindere il suo ruolo rispetto a quello di Sindaco quando parla la minoranza. Detto questo, sul punto, noi siamo anche, come diceva prima il consigliere Parlatori,
diciamo, anche favorevoli con le proposte che ha fatto prima il sindaco, cioè ci sta bene anche il doppio binario e quindi lasciare per un periodo di 6 mesi, quindi un periodo contingentato, la possibilità di presentare le pratiche in formato cartaceo e in formato telematico, però in questa delibera non c'è scritto. No, questo non è un impegno che si prende con questa delibera, l'ha detto il sindaco nel suo intervento. Se questo punto viene specificato e quindi intanto si divide il doppio binario, perché da come la leggo io, questo punto si prevede la presentazione cartacea prima della presentazione telematica, che comunque è prevista. Se invece si intende mantenere il doppio binario per un periodo di 6 mesi e arrivare dopo a una semplificazione vera, noi siamo anche d'accordo, ma deve essere scritto che c'è un doppio binario e che questa possibilità dura 6 mesi. Quindi chiederei di emendare il testo nella direzione che ha proposto il sindaco. Vuoto, prego. Devo fare una precisazione, no? Come è scritto praticamente, cioè, funziona la testa. Dato che prima si presentano in via telematica, presentando in via telematica questo sistema elettronico ti rilascia praticamente un modulo con un codice che il comune rilascia automaticamente, dopodiché proprio quel modulo viene presentato insieme a tutti gli elaborati in via cartacea, ma e qui sembra insomma scritto in modo corretto, cioè, in italiano non intendo che preventivamente si presenta la parte telematica rispetto alla parte cartacea, ma proprio in modo pratico funziona così, insomma io faccio anche il lavoro, quindi ho riprovato questo sistema, è così, no? Non è vero. Sì, no, effettivamente ha ragione il consigliere Vuoto, avevo invertito io le terminologie, ma effettivamente così, cioè, quello che contestiamo noi è la obbligatorietà della presentazione, che la procedura comprenda la presentazione prima in formato elettronico e poi in formato cartaceo, altrimenti la procedura non è completa, giusto o sbaglio? Quindi è un aggravio e appunto, come ha precisato il consigliere Fracassi, non è prevista una precisazione del tempo di vigenza di questa, di nessuna opzione tra questo o quello, cioè non è che si prevede o la presentazione in via telematica o la presentazione in via cartacea per un tot periodo di tempo, e che sarebbe stato condivisibilissimo, ma si prevede esclusivamente e non per nessun periodo di tempo, ma entrando in vigore dal 1 novembre prossimo, una procedura che è abbastanza laboriosa e complessa. Converrà anche con me il consigliere Vuoto, che per lavoro penso ne abbia più pratica di me. Quindi io la nostra considerazione fa riferimento a questo, volendo giustissimo l'appunto del sindaco con riferimento alla possibilità di prevedere un periodo temporale che consenta alle persone, ai tecnici, di abituarsi a questa metodologia, e però chiede che comunque la precisazione venga fatta anche nel senso di presentare, della possibilità di presentare o quello, perché se no anche il tempo non ha senso, perché comunque dal 1 novembre dovrà essere presentata prima in forma telematica e poi in forma cartacea, altrimenti la procedura non è completa. Quindi non avrebbe senso nemmeno prevedere un periodo di tempo, voglio dire. Comunque, questa è la nostra richiesta e per il resto non abbiamo osservazioni da fare, altrimenti voteremo in maniera diversa. Grazie. Bene, sì, prima poi lascio la parola, ma volevo precisare riguardo alle questioni sul Presidente del Consiglio Comunale, che mi sembra di aver dato prova fino ad oggi di essere stato molto elastico con tutti, peraltro, lasciando libero spazio alla discussione, travalicando di gran lunga i tempi previsti nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ivi compresa la possibilità per uno stesso gruppo di parlare più volte, perché se avete letto il regolamento del Consiglio Comunale questo sarebbe espressamente precluso, però proprio nell'interesse della discussione del Consiglio
è sempre stato lasciato campo libero a tutti. Cosa un po' diversa è quando si vuole usare un punto all'ordine del giorno per parlare di altro. Questo è un po' meno consentito, ma credo più che, diciamo, per zelo del Presidente, per rispetto nei confronti dei consiglieri e di chi segue la discussione. Quindi, per quanto riguarda la questione del regolamento, invece, come sapete, è diritto di ogni consigliere di presentare emendamenti. Ad oggi, ad ora, non ci è stato presentato nessun emendamento. Se entro la fine della discussione, diciamo, viene presentato un emendamento scritto nell'ottica a cui facevate riferimento, la maggioranza valuterà, e chiaramente se il segretario poi si prende la briga di poterlo ammettere dal punto di vista della regolarità amministrativa. Ceccotti, prego. Solo un paio di considerazioni. Vabbè, la prima, il sindaco già si è espresso, ma io lo voglio ribadire ulteriormente. Credo che sull'efficacia del Presidente, io credo che tutti noi siamo testimoni. Molto spesso io gli ho rimproverato personalmente anche la propria efficacia, devo essere sincero, perché io sarei molto più lucido, ma fortunatamente per tutti non è il mio incarico, per cui continuiamo su questo passo, che credo che sia ampiamente rispettoso di tutti e di tutte le opinioni. L'altro appunto era sul primo intervento del consigliere Vallatori, che mi ha un attimino sorpreso, perché fino ad oggi vi siete sempre espressi contro gli incarichi esterni, come se fossero il male unico, il male più grave di questa amministrazione, e adesso venite a richiedere. Una volta che con questo regolamento si va a diminuire per quanto possibile gli incarichi esterni ai soggetti soli che non sono presenti i dipendenti del comune, io credo che avreste dovuto in questo caso applaudire questa nostra scelta. Poi io ho letto anche, forse l'avevo letto solo io, mi auguro che non sia così, ho letto anche uno sminuire le capacità dei nostri dipendenti. Io mi auguro che non sia così, ma quando si viene a dire che potrebbero non avere le competenze, perché non è così, perché magari facendo solo il lavoro interno non hanno alcune capacità, bisogna, mi è sembrato sminuire le capacità di queste persone. Certamente l'articolo che prevede che possano essere acquisiti in carico, diciamo, pareri da persone, diciamo, magari specificamente competenti in caso di particolari perplessità, io credo che sia messa apposta per andare a ovviare un'eventuale, diciamo, mancata competenza specifica. Ma io credo che i nostri dipendenti siano altamente qualificati e che possano svolgere questa funzione nella commissione edilizia in maniera sicuramente egregia. Questo porterà al di là del un risparmio economico che, diciamo, non fa mai male, anche uno snellimento delle commissioni che fino ad ora dovevano essere convocare un certo numero di professionisti con i loro impegni diventava una cosa complicata. Così sì, io credo che possa essere canalizzata tranquillamente una commissione ogni tot x giorni o settimane, e per cui questo è, diciamo, all'interno dell'organico del comune tutto questo è molto più semplice da attuare. Sì, grazie. Ci sono altri interventi? Sto finendo di scrivere l'emendamento, se mi è consentito 2 minuti. Beh, se volete io sospendo la seduta per 2 minuti, per 5 minuti a questo punto. Quindi la seduta riprende alle 19:53.
Thank you.
Sì, no, va bene, con l'esigenza di Gesù. E facciamo un comma aggiuntivo. Il comma aggiuntivo qui si dice che la presenza quella è sia. Cioè, esclusivamente prendiamo la seduta. Riprendiamo la seduta. Dunque c'è stato portato l'emendamento all'articolo 2 che inserisce a questo punto un comma 4 di cui ora do lettura. Con decorrenza dall'1/5/2016 le istanze e le pratiche relative alla materia dell'edilizia privata e urbanistica dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità tecnico-operative definite dal Comune. Dal punto di vista tecnico si ritiene nulla obietta, la Giunta dà parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento. Quindi se non ci sono ulteriori interventi sul punto all'ordine del giorno, procediamo con la votazione. Chiaramente, come diceva il segretario, prima si vota l'emendamento e poi, se accolto, il testo risultante. Ci sono ulteriori interventi? No? Allora, votiamo l'emendamento così come ve l'ho appena letto e così come è stato presentato. Favorevoli, unanimità, contrari, astenuti, nessuno, approvato l'emendamento. Si vota a questo punto il regolamento, quindi il quinto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto il regolamento per l'unificazione delle procedure per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche edilizie. Approvazione. Si vota chiaramente nella sua forma risultante a seguito dell'accoglimento dell'emendamento. Favorevoli, unanimità.
all'unanimità, contrari e astenuti, nessuno, il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno, diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie, approvazione. Mi pare che il contenuto in questo punto sia già stato anticipato durante la discussione sul precedente punto. Di fatto è una unificazione dei diritti, degli importi dei diritti di segreteria che si devono pagare in concomitanza con la presentazione di pratiche edilizie. È stato fatto un lavoro, diciamo, che tenesse insieme la semplificazione dei diritti, perché rispetto ai diritti previgenti nei due comuni sono stati molto ridotti il numero di diritti specificati e sono stati quindi accorpati, cercando in questo modo di poter anche in questo caso agevolare l'attività dei tutori dell'ufficio. È stato voluto dare anche una particolare attenzione ad alcuni tipi di pratica. Faccio l'esempio dei piani di recupero, che hanno una previsione di diritto di segreteria più basso rispetto alla presentazione degli altri piani attuativi, quindi piani di utilizzazione, piani aziendali, eccetera, e i pareri preventivi, la presentazione di SCIA per quanto riguarda l'installazione di riduzione delle barriere architettoniche. Invece, per quanto riguarda gli accertamenti di conformità installatoria, è stato previsto che si applica sostanzialmente il diritto vigente, diciamo, per l'attività ordinaria, raddoppiato, quindi cercando in questo modo di andare a sanzionare anche nel momento della presentazione della pratica chi effettua, diciamo, un'attività comunque non legittima, perché di fatto siamo a una sanatoria, un accertamento di conformità di un'attività che non è stata eseguita secondo le normative vigenti. Questo, diciamo, molto semplicemente rispetto ai diritti di segreteria. Chiaramente è stata fatta anche una valutazione da parte della ragioneria degli impatti sul bilancio di questa delibera, che risulta sostenibile, e proprio su suggerimento della commissione consiliare è stato previsto l'entrata in vigore di questi diritti insieme con la nuova tipologia di presentazione delle pratiche edilizie, quindi in modo, diciamo, da uniformare da subito, insieme alla presentazione, anche i diritti di segreteria. Il dibattito è aperto. Interventi? Non ci sono interventi. Mettiamo in votazione allora questo sesto punto all'ordine del giorno, diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie. Approvazione, favorevoli, stavolta 11, contrari, nessuno, astenuti, 3. Il Consiglio approva. Passiamo ora all'ultimo punto, settimo punto all'ordine del giorno, adesione all'Associazione Nazionale Comuni Campani. Anche su questa delibera c'è da dire poco. Così come è stato fatto per la visione ANCI, si è rivelato necessario aderire formalmente anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Termali, non essendo sostanzialmente previsto un automatico subentro del comune rispetto al in questo caso al comune di Casciana Terme, che dal 91 era socio di questa associazione. Chiaramente le valutazioni che sono state fatte in termini di opportunità di mantenere comunque l'adesione a un'associazione che cura gli interessi dei comuni termali, a maggior ragione in un momento di così grande incertezza per quanto riguarda anche il tema delle società partecipate e quindi delle società termali, ma più in generale direi delle peculiarità che hanno i territori termali rispetto agli altri territori. Quindi l'amministrazione ha valutato
positivo di aderire a questa associazione che avrà l'importo di 500 euro annui per l'adesione, 500 euro annui ovviamente che già sono presenti all'interno degli stanziamenti del bilancio comunale, quindi la possibilità, diciamo, di dare copertura finanziaria già anche in quest'anno all'adesione. Interventi su questo punto? Fracassi, prego. Allora, faccio una dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli alla delibera, visto che insomma è quasi un atto dovuto, cioè non c'è l'automatismo per cui il Comune Nuovo aderisce all'Associazione Comune Termale, visto che ora anche il Comune Nuovo è un Comune Termale, mi sembra giusto aderire a questa rete. Diciamo che sull'opportunità non c'è niente da dire, poi sull'efficacia di questo tipo di associazioni, nel tenere anche vivo il dibattito sulle politiche del mare all'interno dell'associazione stessa, anche a livello nazionale, diciamo che non è che brillino proprio per vivacità, però sicuramente è stata scelta forse la modalità corretta di adesione, cioè quella di fare l'adesione di 500 euro per starci dentro l'associazione e non quella prevista da statuto di 2000 euro per stare dentro il consiglio direttivo, perché insomma probabilmente l'ANCOT deve dimostrare qualcosa in più ai comuni termali, non soltanto come dire, di portare i livelli, il dibattito del livello, il livello del dibattito soltanto quando si parla di proposte parlamentari sui comuni termali, ormai l'ultima delle quali è datata 2000. Quindi insomma noi votiamo favorevolmente. Vorrei aggiungere a questo, visto che si parla di termine, quindi in senso lato il Presidente del Consiglio Comunale userà la solita elasticità che è solito usare quando intervengo io, colgo l'occasione per rinnovare l'invito, quindi stavolta ufficialmente al Consiglio Comunale, di convocare una commissione apposta sulle terme e eventualmente anche un'assemblea pubblica con la presentazione della semestrale, che quest'anno non abbiamo ancora avuto il piacere di vedere, e per parlare in generale dei problemi legati alle politiche termali che sono sempre più evidenti non solo nel nostro territorio ma anche negli altri. Quindi potrebbe essere un motivo in più di confronto da cui potrebbero scaturire, magari invitando anche qualche rappresentante della regione, visto che ora si saranno insediati e avranno preso pieno possesso delle loro funzioni, ma discutendo anche con loro del futuro delle nostre terme. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Cercotti, prego. Ma, semplicemente volevo dire che oltre all'atto dovuto è anche un forse per noi che conosciamo la realtà dell'associazione, diciamo meno bene di chi Fracassi, certamente per noi è anche un obbligo più che un altro dovuto, perché io credo che la ricerca di ampliare, di stare in rete, di collaborare, credo che sia una cosa fondamentale per le entità, diciamo, medio-piccole come il nostro comune, come le nostre terre. Quindi io credo che questo sia una cosa fondamentale. Io mi auguro che, diciamo, i buoni auspici espressi da Fracassi verso questa associazione si avverino e che effettivamente riesca a avere una decisione maggiore, evidentemente, di quello che è stato fino ad oggi. Grazie, sono interventi. Allora mettiamo in votazione questo settimo punto all'ordine del giorno, adesione all'Associazione Nazionale Comuni Termali, favorevoli, unanimità, contrari, astenuti nessuno, consiglio approva, necessaria per questa delibera la dichiarazione di immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità, contrari, astenuti nessuno, approvata anche immediata eseguibilità. A questo punto, essendo stati esauriti i punti all'ordine del giorno, è chiusa la sessione del Consiglio. Buonasera.